nei mesi scorsi ci sono stati dei rumors a proposito del suo arrivo a Catania. Cosa c'è di vero e quanto invece è falso, scritto dai giornali? No, vabbè, ma sono rumors perché non avendo quella figura magari si sono accostati tanti nomi, tra quelli c'era anche il mio, ma insomma conosco Vincenzo, Mark, sono persone, ragazzi che abbiamo giocato assieme, ho grande stima verso di loro, quindi hanno un campionato importante ancora da finire, da giocarsi, e spero che finiscano nel migliore dei modi. Secondo lei, in relazione a quelle che erano le aspettative, cos'è che è andato storto? Ma non ci dimentichiamo che l'anno scorso hanno vinto un campionato di D, è il primo anno, tra virgolette, come se fosse una neopromossa. È ovvio che il Catania, con 15.000 abbonati, ha un target totalmente differente, però ci vuole del tempo per assimilare a 360 gradi quella categoria e per poi puntare a vincere, perché il Catania merita assolutamente di vincere. Tra l'altro, a proposito di cariche vacanti, quella carica di direttore sportivo dopo il doppio esonero è rimasta vuota. Secondo lei come mai si è fatta questa scelta? Ma non lo so, perché non vivo quotidianamente il Catania, quindi si hanno fatto quella scelta perché hanno ritenuto opportuno farla. È gente all'interno che lavora, che fa calcio da sempre, quindi stanno conducendo l'annata anche in assenza di quella figura, ma il ruolo sulla carta è mancante, ma avranno comunque i loro motivi per aver fatto questa scelta. Secondo te il ruolo di allenatore manager è possibile in Italia? Ma non ci credo perché ci sono dei ruoli fondamentali, tra cui il direttore e l'allenatore. L'allenatore deve pensare, per come intendo io il calcio, ad allenare i giocatori, a concentrarsi sulla settimana, sul quotidiano e sulla scelta di chi sta meglio per vincere le partite. Se mischia gestione di trattative piuttosto di procuratori, di scelte tecniche, secondo me si va oltre. È vero che in altri paesi si usa, ma ogni paese ha le sue regole e il suo modo di interpretare il calcio, quindi in Italia non c'è mai stato e non credo sia pensabile. Tra l'altro, a proposito, a parte del discorso della carica vacante, il Catania a gennaio ha rivoluzionato la squadra. Secondo lei questo discorso di cambiare molto in una fase di interlocutoria del campionato può essere utile o va a svantaggio dell'allenatore e della squadra stessa? Ma questo fa capire il progetto che ha il Catania e la forza che ha la società, perché ha preso, credo, 11-12 giocatori nuovi di valore assoluto per la categoria. E quindi ti fa capire che è una società che vuole puntare in alto. Bisogna cavalcare questo, è ovvio, riducendo il margine d'errore per puntare a salire di categoria. Domani il Catania si gioca la finale di andata di Coppa Italia. Secondo lei quanto può cambiare le sorti di questo campionato, che è stato un po' deludente? Da stimolo importante, perché ti giochi un trofeo. È già di per sé un qualcosa di importante. Ti può dare quella spinta emotiva per finire bene il campionato e poi per arrivare ai playoff come mina vagante. Se ci arrivi, comunque il Catania all'interno ha dei valori importanti, dei giocatori forti, è un ambiente che, è inutile dirlo, con 20.000 spettatori, spesso se si mettono assieme 6-7 squadre, 6-7 partite di Serie B non le vedi, quindi è tutto di guadagnato. È una piazza che le intriga? Ma le piazze del sud, io vengo dal sud, quindi quando senti il calore della gente, quando si ama visceralmente la squadra, e non solo nei momenti positivi ma soprattutto anche in quelli negativi, che se si è intelligenti si prende ancora di più, è normale che hanno fascino, quindi è sicuramente una piazza che merita altri palcoscenici.